Amici scacchisti, bentornati in questo nuovo video. Allora, Anish Giri ha appena vinto il Magnus Carlsen Invitational, la tappa insomma del Champions Chess Tour 2021. Quindi capite bene che è interessante vedere un po' come ha vinto contro Nipognacci, perché in questa partita vediamo un sacrificio veramente molto molto spettacolare. Poi insomma si è aggiudicato la vittoria anche con un'altra vittoria, sempre in una battaglia blitz, siccome erano al tie breaks. Però bando alle ciance e iniziamo subito. Allora, Giri qua ai bianchi e Nipognacci ai neri. Allora, inizia con E4, Anish Giri. Segue poi con C5, quindi è difesa siciliana, cavallo F3, sempre per conquistare il centro ovviamente. Poi abbiamo E6, quindi magari si prepara a spingere poi il pedone in D5. Abbiamo C3, ovviamente anche Giri si prepara a spingere in D4. E appunto D5. Notiamo che abbiamo una struttura francese adesso. Quindi abbiamo E5, quindi adesso magari si potrà spingere questo pedone per insomma distruggere insomma questa eventuale struttura pedonale del bianco. Dopo abbiamo cavallo C6, quindi che attacca subito questo pedone, e abbiamo D4, quindi esattamente come in una francese di spinta. Poi abbiamo alfiere in D7, insomma si sviluppa l'alfiere e magari potrà essere portato su questa diagonale per poter magari essere cambiato, perché insomma capite che in questa posizione qua l'alfiere Campochiaro non è molto buono. Dopodiché abbiamo alfiere in E2, quindi magari si prepara ad arroccare l'olandese. Dopo abbiamo cavallo in E7 con l'idea magari di spingere o spingere ancora, insomma l'idea quella veramente di distruggere, scusate, questa struttura pedonale. Dopo abbiamo cavallo in A3, quindi l'idea adesso comunque di Giri è comunque magari spingere proprio su questo pedone e insomma a creare un controgioco sul lato di donna. Dopodiché abbiamo cattura del pedone, ricattura e dopo cavallo in G6. Quindi anche appunto in questo modo comunque il russo permette quindi la minaccia dell'alfiere Camposcuro di cattura del cavallo in A3 e contemporaneamente insomma si libera, perché insomma il cavallo qua in E7 non era bellissimo. Dopodiché abbiamo cavallo C2. Quindi ovviamente non accetta di essere cambiato, anche perché l'impedonatura qua non sarebbe stata bellissima. Dopodiché abbiamo F6, quindi spinta di rottura, si cattura, si ricattura e adesso arrocco. Dopodiché alfiere in D6. Notiamo appunto che questo alfiere è molto molto pericoloso, che mira su questa casa in H2. Dopodiché abbiamo G3, quindi subito blocca questa minaccia e contemporaneamente insomma blocca il cavallo avversario. Però capite che adesso qua l'olandese si è un po' rovinato, insomma la spinta in G3 rovina insomma la difesa del bianco. Dopodiché abbiamo H5, quindi utilizza questo pedone proprio come un'arma, al prezzo di insomma avere praticamente qua una struttura molto molto vulnerabile se il bianco ovviamente riesce a sfondarla. Dopodiché abbiamo alfiere in D3, quindi attaccando subito questo cavallo. Il cavallo è difeso dall'altro cavallo semplicemente. Dopodiché abbiamo cavallo in E3 con l'idea di portare appunto un pezzo proprio verso il re avversario. E così facendo anche la donna può eventualmente spostarsi. Dopodiché abbiamo H4, quindi attenzione che insomma qua è proprio un vero attacco che sta facendo il russo all'olandese. E dopodiché abbiamo cavallo in G4, quindi ignorando la minaccia. E capite che adesso c'è la minaccia proprio in F6 con tanto di scacco. Quindi come risponde? Risponde con F7 Nipognacci. Capite che adesso qua insomma non si può più arroccare e questo re è molto molto vulnerabile.
ovviamente non subito, però insomma il bianco qua può lanciare un forte attacco. Cosa fa Giri? Quindi gioca torre appunto in E1 con l'idea proprio di portare ancora un pezzo in direzione dell'avversario. Poi abbiamo torre in F8 con l'idea di magari mettersi qui una volta che magari il cavallo e l'alfiere glielo permettano, e insomma comunque è molto buono che la donna si porti in gioco. Detto ciò, abbiamo cavallo in F5 con attenzione scacco e sacrificio in un certo senso, anzi sicuramente, perché adesso c'è scacco e se rifiuta, insomma magari cattura, si ricattura e poi si ricattura. Quindi tatticismo molto molto delicato qua. E capite bene che è una partita blitz e anche se sono dei super grandi maestri, insomma, non è facile. Quindi, le Pugnacci però, io ho visto in diretta questa partita e non si è scomposto più di tanto, ha accettato, ha pensato che comunque la sua struttura era solida e la difesa poteva mantenere gli attacchi. Quindi cattura questo cavallo accettando il sacrificio e dopo abbiamo ricattura del pezzo in E5. Attenzione che in questa posizione Nepomniachtchi è stato un po' perturbato perché non se l'aspettava. Detto ciò, cosa abbiamo? Abbiamo l'alfiere che si sposta e si sposta anche in una casa molto molto forte perché insomma qua il pezzo non può ricatturare una volta che il pedone è catturato in G3. Quindi attenzione. Dopodiché abbiamo l'alfiere in G5. Quindi si porta in gioco anche lui, ovviamente con l'idea di attaccare tutto il lato di re. Dopodiché abbiamo cattura del pedone, appunto, e adesso può solamente ricatturare con il pedone H. Quindi ricattura e adesso alfiere C6 con l'idea di spingere questo pedone in D4 e fare matto. Quindi attenzione, dopodiché abbiamo torre in C1. Quindi minacciando proprio questo pezzo e dopo abbiamo D4, quindi ignorando ovviamente la minaccia perché insomma qua si minaccia matto, vedete. Cosa fa Giri? Gioca alfiere in E4, quindi proponendo il cambio. Quindi il cambio effettuato, si ricattura ovviamente poi cavallo F5. Cavallo F5 che insomma mira insomma a proteggere un po' tutto questo lato di re e di portare un pezzo in più anche in attacco, quindi duplice mossa positiva per Nepomniachtchi e dopodiché abbiamo donna in A4, donna in A4 che minaccia subito uno scacco in D7 che è molto pericoloso. Allora, abbiamo torre in C8, quindi ignorando totalmente questa minaccia. Ebbene, adesso cosa succede? Abbiamo alfiere in F6 e qua iniziano i tatticismi. Capite che mancavano veramente una manciata di secondi, quindi Nepomniachtchi non l'ha visto. Quindi attenzione, qua la minaccia ovviamente sulla torre in H8 che si sposta in H7 e adesso però ha fatto un grave, gravissimo errore perché abbiamo scacco. Adesso insomma tocca difendere un po' la situazione. E se si sposta qui, comunque qua si ricattura magari. E poi c'è anche un eventuale scacco, si ricattura, insomma, è molto molto delicata. E quindi il russo ha optato per spostare il cavallo, dicendosi che comunque è protetto dall'altro cavallo, dalla donna. Solo abbiamo cattura, ricattura, però adesso capite che la donna cattura la torre. E in questa posizione, insomma, tutto il vantaggio materiale del nero, appunto dovuto al sacrificio del bianco, sfuma perché adesso è veramente il bianco a essere vantaggio sia dal punto di vista posizionale, perché capite che qua abbiamo 1, 2, insomma 3 e quasi 4 pezzi molto molto offensivi in direzione dell'avversario, mentre insomma il nero che cos'ha? Ha poca cosa, è passivo, insomma è in svantaggio sia dal punto di vista materiale che posizionale, è spacciato in pratica. Quindi il povero russo cosa fa? Gioca alfiere in B6.
Ovviamente perché qua c'era una doppia minaccia, capite bene? Quindi anche iniziativa al bianco, quindi totalmente spacciato. Abbiamo cavallo in F6, quindi si posiziona in questa bellissima casa dove minaccia anche la torre. Torre in G7 che si sposta e adesso torre in H8 con minaccia di fare scacco qui in H5. Quindi dopodiché abbiamo una mossa di pedone con un'idea disperata perché non sa bene dove muovere i pezzi il giocatore russo. Magari prova, insomma, a rendersi pericoloso con questa inchiodatura e magari fare uno scacco. Insomma, prova a creare un controgioco. Però dopo abbiamo appunto H5 scacco, torre in G6 e però adesso si attiva questa torre qui che inchioda definitivamente la torre e insomma c'è poco da fare, Nepomniachtchi ha abbandonato. Quindi questa era la partita più spettacolare che ha permesso a Giri di vincere questa tappa del Champions Chess Tour 2021 e insomma era tutta... era molto spettacolare e ho voluto portarvela, amici scacchisti. Questo video è finito, ve l'ho portato veramente appena la partita è conclusa. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale per supportarmi, attivare la campanella e seguirmi anche su Twitch. Ciao ciao e ci vediamo al prossimo video.